Allora, parlavamo dei bond dei paesi emergenti. Altro titolo, altro giro, altra corsa con te, Andrea, ma importante perché leghiamo tutto un po' ai temi che abbiamo già messo sul tavolo fino a questo momento. L'inflazione che tu hai specificato essere salita sui livelli massimi esattamente dal dicembre 1990, quindi sono 30 anni che non si vedevano questi livelli. Cosa ha fatto l'inflazione? Ha spinto i rendimenti reali dei bond in territorio negativo e da questo punto di vista ne hanno beneficiato proprio i bond dei paesi emergenti. È così? Possiamo parlare di un vero e proprio rimbalzo? Sì, allora c'è stato un forte rimbalzo su più settori, cioè allora parliamo di diversi settori. Allora, c'è stato il settore dei bond governativi cinesi che di fatto ha avuto un rally praticamente ininterrotto da luglio dell'anno scorso, quando tra l'altro ne parlavamo nei vostri studi sull'opportunità di andare a acquistare bond cinesi. Lì c'è stato sia un rally della valuta, quindi del renminbi, sia un rally dei governativi con il rendimento che l'anno scorso era in area 3,20 e poi c'è stato questo sul decennale, siamo scesi fino a 2,80, adesso siamo a 2,92 sul decennale cinese. Quindi il rally sulla parte governativa cinese c'è già stato e a mio avviso non è opportuno andare a comprare quel bond. Quello che si crea che sta creando invece un'opportunità sui bond cinesi corporate che sono stati massacrati a livello di da tutte le normative, sia sul settore immobiliare, sia dal tema Evergrande, sia dalle normative la stretta regolamentare del governo cinese su molte aziende, e si è creato sostanzialmente un sell-off che è quello che è stato sia sulla parte azionaria sia sulla parte obbligazionaria, che ha portato rendimenti medi molto alti, cioè diciamo che andando al limite tra l'investment grade e il non investment grade, quindi tra tripla B e la doppia B, si riescono ad avere dei rendimenti intorno al 13,5% in questo momento. Anche lì c'è stato un rimbalzo di tutto il settore, perché la Cina, dopo che ha visto appunto sfiorare il default di diversi emittenti, tra cui ovviamente anche Evergrande, ma moltissimi sviluppatori immobiliari cinesi, sta decidendo, sembrerebbe, di intervenire, e questo lo fa consentendo alle banche di fatto di proprietà statale di allentare un attimino la parte regolamentare per poter concedere finanziamenti a questi sviluppatori e nello stesso tempo quindi allentando le regole che consentono poi agli stessi sviluppatori immobiliari e aziende di quel settore di emettere nuovi bond, e questo ovviamente per consentire loro di finanziarsi. Poi ovviamente ecco, di fatto in Cina c'è un dirigismo notevole in queste cose, e quindi chiaramente come sembra quasi concertato a livello governativo il fatto che poi questi emittenti, favorendo quelli che usano meno leva finanziaria, vengano aiutati in questa fase di difficoltà. Quindi lì c'è un discorso di prezzi che sono scesi molto, ci sono bond che Sì. arrivano a quotare anche 30 da 100, quindi tra 30 e 50, poi a seconda degli emittenti. Ci sono ovviamente emittenti più solidi che quotano intorno alla pari, e quindi lì si crea un'opportunità, siccome, di acquisto che può avere senso, e questo riguarda la parte corporate bond, quindi bond aziendali. Poi c'è invece tutto il settore ETF sugli emerging market bond più variegati, che quindi sono sia quelli asiatici, ma anche, come dicevo, quelli russi, quelli brasiliani. Quindi ci si trovano sul mercato ETF molto, molto interessanti, che sono globali sulla parte emerging market bond, e in questo caso governativi. Se si va sulla parte governativa, si trovano rendimenti tra il 4,5% e il 5% con emittenti invece investment grade, quindi dalla tripla B in su. Anche addirittura emittenti A, basta uscire dall'area euro e dall'area dollaro, io a quel punto consiglierei più la parte governativa in valuta locale, proprio perché anche lì ci sono delle componenti che sono le seguenti. Una, il fatto che tutti i paesi, cioè la maggior parte dei paesi emergenti, hanno subito la pandemia più dei paesi sviluppati, quindi tutto il recupero che c'è stato a livello sia di borsa sia di economia, che stiamo vedendo in Europa e anche negli Stati Uniti, è stato molto più lento nella maggior parte dei paesi emergenti, perché hanno avuto meno possibilità di reagire alla crisi, sia per quanto riguarda il piano vaccinale, sia le misure di reazione appunto Sì. alla parte pandemica. Quindi i prezzi sono bassi, e quindi si ha l'opportunità di andare a comprare valute a prezzi bassi.
Dall'altra parte, l'altra cosa, appunto, componente che crea l'opportunità è il fatto che parecchie di queste banche centrali, come Brasile e Russia, per esempio, hanno mantenuto, cioè hanno già alzato i tassi. E questa cosa riduce il rischio, che invece si è visto in passato, di vedere un dollaro che si rafforza, e quindi sull'aspettativa di rialzi dei tassi da parte della Fed, e in viceversa il cuscinetto che rappresentano questi tassi più alti fa sì che probabilmente un eventuale aumento dei tassi o comunque riduzione della liquidità da parte della Fed venga assorbito meglio da questi paesi. Quindi secondo me, dopo questa forte sell-off che c'è stato su tutto il settore valute emergenti e bond dei paesi emergenti, anche governativi, si creano delle opportunità. Esatto, quindi vale la pena buttare l'occhio proprio ai paesi emergenti, Andrea, cosa che magari si fa in modo più marginale, ovviamente analizzando tutte quelle che sono le prospettive economico-politiche dei paesi di riferimento. Insomma, questo è chiaro, però come hai detto assolutamente in modo preciso tu, ci sono delle opportunità non indifferenti proprio anche in questo momento con il tema dell'inflazione che tiene banco. È corretto? Possiamo concludere così questo intervento? Direi assolutamente di sì, okay. Anche perché appunto qui in Europa ci sono tassi negativi, lì si trovano, esatto, dei tassi che per un europeo proteggono dall'inflazione.